Un sogno, cioè è un sogno. Stanno uscendo fuori tutte le nostre acerrime nemiche. Esatto, mancava dalla solo prima la... all'ultima. Mancava solo la Svezia. Agli ottavi si sono fatte fuori tutte. Io tutte. Non ho parole. Mancava ma guarda, guarda come Svezia. Sono sudato. Guarda, no, come... tu ragazzi, basta vedere a me. Guarda come era stavo. Inaspettato. Noi stavamo semplicemente aspettando i calci di rigore, esatto, per reagire in live a quelli. Mamma mia, e invece... erano dietro l'angolo, ragazzi. Sì, erano quelli arrivati. Stavamo aspettando. Erano arrivati. E invece no. Arriva l'inchiappettata, ragazzi miei. E Shevchenko stava ma di guarda, vola in finale. Ma guarda come esulta. Guarda come bene, esulta ah, così. Cioè, ma stava di vola in finale, Fabio. No, ai quarti. Ai quarti di finale. Hai lasciato giusto due turni in anticipo. Così, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Goal check è buono, va tranquillo. L'avevo visto già nel replay praticamente. Ma tu c'era stai... una linea ma precisa, tu ti stai rendendo precisa. Conto che l'Ucraina, a parte un piccolo passaggio a vuoto, sì, nella partita con l'Austria, sì, in cui ha perso 1-0 se non vado errato. Sì, se non mi sbaglio ha perso proprio 1-0. Si e... ritrova si praticamente ritrova... ad guarda. Andare... ai quarti di finale. Ai quarti di finale, ragazzi. E affronterà? È un europeo. L'Inghilterra. L'Inghilterra. È un europeo che non lascia nulla al caso. No, no, pieno, le sorprese sempre comunque dietro pieno, l'angolo. Pieno, eh, pieno di sorprese, ragazzi. Perché non manca mai nulla. Nel complesso di tutto quello che abbiamo visto finora fare a queste due compagini, secondo me, a bocce ferme, potevamo aspettarci una Svezia. Potenzialmente, visto che il suo girone di competenza lo aveva passato da prima, guarda, della classe. Ok, io però avevo già espresso la mia per quanto riguarda Svezia e Ucraina. Mi aspettavo ovviamente una Svezia che potesse passare come seconda. Stiamo a fa poco ovviamente. Casino. E invece mi aspettavo. Sai perché però poco casino? Sì. Perché alla fine sì, ci hanno battuti. Svezia, non ci ha... sì. No, ci hanno battuti, non ci hanno fatto qualificare per il 2018 e via dicendo. Sì, sì, sì. Però sì, diciamo sì, che sono stati anche dei meriti nostri in quel oh, caso. Sì, infatti quindi... non c'è lo stesso capito, trasporto che c'è con Francia e Germania. Dicevo, sì, la Svezia, sì, buonanotte. L'Ucraina invece me l'aspettavo molto molto meglio nella fase a gironi. Io addirittura l'avevo pronosticata avevo pronosticato l'Ucraina. Assolutamente. E ragazzi, però alla fine di quel gruppo lì l'Olanda è uscita. Austria pazzesco, è uscita, pazzesco, rimane l'Ucraina ai quarti di finale, quindi forse però... proprio così malaccio l'Ucraina non l'avevo vista. Posso dire però, sì, non è stata una cattiva, un cattivo cammino da parte anche della Svezia, cioè è stata una partita secondo me ha fatto quello che doveva fare. Entrambe le compagini, ragazzi, se le sono date di santa ragione, se la sono giocata a viso aperto, sì, se la sono giocata a viso ci aperto, ci sono state occasioni da una troppo... parte e dall'altra, pali sì, da una parte, pali dall'altra, Forsberg, esatto, ragazzi miei, ha preso 275 pali in croci, le nonne ne sì. Assolutamente sì, poi segnalerei anche il fallaccio di Danielson, perché ragazzi... Stavo pensando proprio a quello. È per quello che, è quello che intendevo quando ho detto forse se la sono giocata anche un po' troppo a viso aperto e anche in modo abbastanza irruento. Ragazzi miei, l'intervento di Danielson è non so se basta il cartellino rosso e se forse ne rimetterà 2-3 consecutivi. Questi sono passati. Alla cioè, una dei due doveva passare per forza, ma per come sono passati, ragazzi, secondo me è clamoroso di per sé. Perché tutti aspettavamo i calci. Guarda il CT della Svezia. Lo so, fa della male. Svezia, sta così, dice: ma come cazzo è possibile? Cioè, fa male perdere 120 minuto. Minuti. Mancavano 2 minuti, ragazzi miei. Questi sono riusciti a buttarla in rete all'ultimo secondo. 120 mesi. Ormai tutti aspettavano i calci di rigore. Basta. Sì, ma infatti quella è stata proprio l'ultima palla disperata buttata in mezzo. Che poi detto così è particolare, sembra sì esatto, proprio lanciata, tanto ce n'ho due, bravo, sì, proprio lanciata così alla disperata e sto ragazzetto Dobbik la butta dentro, ragazzi. Dobbik, tanta roba, bel colpo di testa, guarda com'è contento Ferino, guardi qua, grazie, te credo, grazie al cazzo, ragazzi, non credo si aspettasse manco lui di essere convocato per questo europeo, ragazzi, decide un ottavo di finale, una e nonna manda e ai una quarti zia. Ma veramente pazzesco, manda veramente... ai quarti la squadra di Andriy Shevchenko. Mo sono curioso di vederli con l'Inghilterra. Con l'Inghilterra, allora sicuramente non sarà una partita quasi alla pari come è stata questa qui, diciamo, no? Sai che non sono così convinto. Svezia-Ucraina, possiamo dire, è stata comunque una partita da 50-50. Cioè comunque era una sorta di roulette russa. Oggi poteva oggi succedere sì, qualunque cosa. Però sicuramente la prossima... dal momento in cui vai ad un quarto di finale potenziale ed ipotetico... Sì, e... ok...
vai a giocartela, seppur con l'Inghilterra, diciamo, però acquisisci anche una consapevolezza. Assolutamente, no? Sì, diciamo che cominci a giocartela anche sotto il profilo dell'onda emotiva e della mentalità, però comunque è sempre l'Inghilterra quella che ti ritrovi davanti, non è la Svezia. Certo che se l'Inghilterra incappa in quella partita da Inghilterra, che non fa quello che deve fare, ragazzi, l'Ucraina c'ha tutte le possibilità di giocarsela ad armi pari, secondo me. Sai che mi stava a venire in mente? Sì. Io e te che facciamo parte della vecchia guardia, se così possiamo dire, che abbiamo qualche annetto, anche se non li dimostriamo. Esatto. Diciamo che seguiamo il calcio da parecchio tempo. Shevchenko, Southgate, stesso Didier Deschamps. Cioè, ragazzi, Mancini, tutti i calciatori che noi abbiamo visto da calciatori. Esatto. E che adesso stanno facendo gli allenatori. Te posso dire, sto cazzo di Shevchenko, zitto. Sì. Ma le fa giocare bene. Luis Enrique, ci siamo dimenticati. No, ma in generale Guardiola, se per questo. No, no, io sto dicendo degli allenatori che hanno portato le loro squadre. Vabbè, Pirlo è più anche un po' più recente, possiamo dire Pirlo. No, vabbè, Pirlo è recentissimo. In generale. Però i giocatori, gli ex giocatori che ad oggi hanno delle squadre ai quarti di finale d'Euro 2020, ragazzi. Cioè, noi abbiamo visto l'evoluzione, probabilmente, di queste persone. Cioè, perché alla fine sono persone che prima si sono affermati che come vivono dei giocatori, calcio, come giocatori e poi come allenatori. E adesso si stanno affermando come allenatori. Però l'idea di calcio di Shevchenko è veramente molto interessante. Ma secondo me, per quello che sta offrendo con la sua Ucraina, perché è praticamente mano sua quella che abbiamo visto questa sera, lancio una provocazione. C'ha tanti meriti, secondo me, Shevchenko. E può anche dire la sua, secondo me, in una squadra di club. Può anche avere un ruolo importante sotto quel profilo. Mi leggi nella mente? Perché io ti stavo per fare una domanda molto importante. Tu sai che un CT io non credo che possa fare la fine di sera Alex Ferguson con la nazionale e allenare per tutta, anche perché Shevchenko è particolarmente giovane ancora, no? Certo. Per essere un allenatore. Ce lo vedi sulla panchina di un club di Serie A? Te lancio la provocazione. Vabbè. Dopo la fine di questo europeo. Al Milan? No, perché io dovrebbero cacciare Pioli a bocce ferme? No, infatti, ecco, mi stavo sorprendendo perché in generale, no, dicevo così, in generale, tanto pur parlé. No, allora, alla fine di questo europeo no, perché comunque... In un futuro un po' più... Dopo i mondiali probabilmente sì, perché secondo me Shevchenko porterà... Vuole fare questo passo, questa esperienza e poi ovviamente magari... Ovviamente se riuscirà a qualificarsi e tutto quanto, cioè io penso che se l'Ucraina dovesse portare a termine... È una gran bella realtà. Dovesse portare a termine questo percorso, farà sicuramente i mondiali anche Andriy Shevchenko come CT dell'Ucraina. Poi dopo quell'esperienza probabilmente può pensare anche ad altro, magari guardarsi intorno con panchine di un certo rilievo di club. C'ha stoffa però, secondo te? Secondo me sì. La stoffa quella che c'aveva da campione in campo, anche secondo me la dimostra pure in panchina. C'ha un'idea precisa del gioco che a me piace particolarmente. Assolutamente sì. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profilo social, se siete su tutti i canali. Ciao. Ciao, Nica.